40 milioni di euro su un totale di 200 messi in campo per l'efficientamento e la produzione energetica nelle imprese della regione. Un progetto importante volto a dare supporto alle aziende per renderle sempre più come un mondo in evoluzione continua e attento ai consumi energetici impone. Per le imprese ci sarà una strategia che vale oltre 160 milioni di euro, oggi presentiamo i primi 40 milioni di euro, sono per le imprese, imprese medie, piccole, grandi imprese, e l'obiettivo è l'efficientamento energetico, quindi il risparmio energetico. Aiuteremo le imprese ad accedere a questi fondi, quindi iniziamo anche un'azione di informazione, di assistenza tecnica sul territorio, proprio per dare a tutte le imprese la possibilità di accedere a questi finanziamenti. La Regione vuole affiancare le imprese in questo delicato momento di transizione, lo stiamo facendo mettendo a terra risorse importanti che consentiranno quindi alle aziende di poter investire sul nostro territorio, quindi le imprese devono credere nel nostro territorio, noi come Regione saremo al loro fianco. Un progetto che non fosse il solito copia e incolla, ha detto il presidente della Commissione Sviluppo Economico e alle Attività Produttive della Regione Lazio, Enrico Tiero, ma che raccolga e supporti le varie necessità degli imprenditori locali. Non ha senso fare dei bandi copia e incolla, come è stato detto prima, anche dei bandi che costa più la documentazione a farli che il contributo che viene dato. Quindi sono convinto che questo è l'approccio giusto e stiamo dando un senso di sviluppo economico alla Regione Lazio. E poi un progetto snello, di facile comprensione, affinché sia recepibile dagli imprenditori che potrebbero usufruire dei finanziamenti senza incorrere in inceppi burocratici. Sono state le parole di Paolo Marini, vicepresidente della Camera di Commercio Frosinone Latina. Il tema non è tanto le risorse che partono, ma quelle che effettivamente vengono spese. Spesso e volentieri difficoltà burocratiche in qualche maniera rallentano l'efficienza della spesa, ma soprattutto non ottengono il risultato sperato, cioè quello di incrementare le attività delle aziende e nel caso specifico aumentare quello che è il livello di transizione energetica.